nel senso che la parte esterna, quelle visibili, erano state spente, mentre potevano esserci dei focolai ancora interni, anche perché, come sappiamo, Paolo, l'incendio si è sprigionato dal garage, quindi dalla parte interna del traghetto. Beh sì, insomma, immaginate come se si trattasse dell'incendio in un tunnel. Evidentemente il grosso delle fiamme si è estinto, ma rimangono focolai, rimane brace, rimane soprattutto plastica che continua a sprigionare fumi, fumi tossici, a mantenere la temperatura particolarmente elevata e quindi anche a impedire